perché i due ragazzi della Silca hanno avuto, hanno giocato di squadra, quindi è stata molto, molto dura. Sapevo che la volata era di un punto forte, quindi il mio obiettivo è stato quello di raggiungerli a piedi e poi giocarmela negli ultimi 200-300 metri, anche perché comunque la gara di ieri si sentiva e ha portato bene, quindi questo weekend di Caorle diciamo che è da incorniciare. Oggi una bellissima gara, anche se sotto una bella pioggia fitta, però abbiamo portato a casa un grande risultato di squadra, secondo io e terzo Federico Pagotto, e soprattutto ci siamo divertiti molto. Forse il pubblico sarà divertito un po' meno, però la gara è stata veramente bella, grazie anche ai percorsi come al solito fantastici di Cycle Ultralight, e al pubblico veramente ci ha fatto un tifo incredibile.